analizziamo quindi la lezione che avevo realizzato in precedenza. Allora, questa è quindi la modalità, diciamo, docente, visualizziamo subito quella studente. Allora, quindi questa è la lezione quindi cliccata dallo studente, quindi io ho un testo con delle immagini, potrei avere dei video, potrei avere delle animazioni, qualsiasi cosa. Lo studente fruisce il contenuto e trova un pulsante. Potrei andare ad un'altra pagina di testo o potrei andare ad una pagina di domanda, come in questo caso. Quindi io arrivo nella seconda pagina in cui ho una pagina domanda, mi chiede in che anno Buñuel ha girato la scena andalù. Io non lo so, quindi clicco nel 1910, no, in realtà lo so perché non lo so, nel 1910 so che è sbagliato, ma lo faccio apposta, quindi clicco su invia e il sistema mi dice errato, chiaramente il feedback è ovviamente impostabile, come volete, e sono molto tecnica, molto sbrigativa, rivedi l'argomento, continua e quindi mi viene riproposta la pagina precedente, quindi lo studente è invitato a rifruire la lezione. Ritorna quindi alla pagina con la risposta giusta. Qualcuno di voi sa qual è la risposta giusta? 29, benissimo. Invia, questa volta è quella giusta, quindi bene, puoi continuare con la lezione, quindi mi ha dato la risposta corretta, cliccando su continua mi viene riproposta quindi una seconda pagina, dove io ho un video che posso cliccare, quindi questo è un link ad un video, questo è un video invece in MP4, il mio sottolettore VLC non è aggiornato, in un modo lo vedrei qui. Continuo ancora con la lezione e ancora una domanda. Andò in esilio a Londra, vero o falso? Falso, perché andrò in esilio a Parigi. Non siete preparati. Bene, può continuare la lezione ancora e quindi potrebbe andare a continuare in questo modo, quindi continuando con una pagina di testo, più pagina di contenuto e pagina domanda, fino ad arrivare al termine della lezione in cui ho proprio il pulsante, poi vi mostrerò, hai terminato la lezione. Quindi questo potrebbe dare origine quindi ad un feedback, ad una valutazione, perché poi ovviamente il docente saprà esattamente cosa avrà cliccato, se avrà sbagliato, se avrà scelto le domande giuste al primo tentativo oppure no. Adesso lo continuo così, ho direi anzi rigo. Continua. Ancora, quindi, Thomas Mann, direi Buddenbrook. Questo è sperimentato perché non, questo non lo, confesso di non averlo fatto a caso. Dino Campana e Roberta Vociano? Sembra di sì. Non fare figuracce. E maestro primo Marinetti, questo lo sanno tutti. Perfetto. Ok, quindi ho terminato, dovrei terminato la lezione. Congratulazioni, hai raggiunto la fine della lezione. Mi dà il punteggio che mi dice che è 5 su 6, quindi 5 giuste su 6. Posso tornare al corso oppure visualizzare i risultati. E in questo caso quindi mi dà la mia media di studente, in questo caso, dell'83%. Anche qui la valutazione poi tra l'altro vi spiegherà bene come poterlo spostare. Uno strumento anche abbastanza interessante dal punto di vista proprio didattico, proprio nel riuscire a modificare i percorsi in base al livello di apprendimento dello studente. Torniamo al nostro ruolo normale e vediamo come crearne uno. Attiva modifica, nuova attività o risorsa, vado a scegliere lezione e aggiungi. Il nome della lezione sarà lezione di prova. Anche qui abbiamo una serie di opzioni da poter configurare che potete comunque anche voi vedere autonomamente. Ad ogni modo è possibile inserire una barra di avanzamento che mostra a che punto si è della lezione, se visualizzare il punteggio durante lo svolgimento della lezione oppure no, se visualizzare il menu sulla sinistra dei vari, delle varie pagine. C'è davvero, davvero una marea di opzioni possibili. Per adesso quindi lascio il tutto così com'è default, salvo, torno al corso ed ecco che in fondo, come abbiamo visto per il feedback, come abbiamo visto per il libro, ho creato il mio contenitore vuoto e adesso vado a personalizzarlo. Quindi clicco su lezione di prova
Ed ecco qui la mia, diciamo, schermata di gestione della lezione. Quindi cliccando su anteprima avrò la mia visualizzazione, diciamo, lato studente. E in modifica, che era il tab che mi viene proposto subito, mi viene chiesto che cosa voglio fare. Voglio inserire una domanda, importare anche una domanda, perché è possibile anche portare domande se ho già creato delle domande in Moodle o formando il formato corretto. Aggiungere un gruppo di contenuto di domande, aggiungere una pagina con contenuto e una pagina con domanda. Allora, normalmente noi operiamo utilizzando le due pagine, con il contenuto e con la domanda. Prima di passare a questa parte operativa, se voi avete intenzione di utilizzare una lezione, io vi consiglio di farvi uno schema su carta di quello che dovrà essere il percorso, con le diramazioni, rispondi giusto, vai qui, rispondi sbagliato, in modo che poi lo possiate creare più facilmente su Moodle. Quindi aggiungiamo una pagina con contenuto, quindi è argomento 1. Questo sarà quindi il contenuto della mia pagina, ovviamente vedete la formattazione è sempre la stessa, quindi testo, formati, colori, immagini, video. Vado ad inserire la descrizione perché così per me sarà più facile all'interno del menu, diciamo, di gestione della lezione recuperare questa pagina, che chiamo argomento 1. Alla fine della lezione, di questa pagina della lezione, che faccio? Salta a. Vedete, è semplicissimo. Dove vado? Semplicemente alla pagina successiva, oppure a quella precedente, oppure alla fine della lezione, oppure ad altri contenuti. Io vado semplicemente alla pagina successiva. Finito. Salvo la pagina. Ed ecco che nella mia anteprima, qui adesso avrò tutti i miei contenuti, ho la mia pagina di contenuto, che si chiama argomento 1, che mi porta alla pagina successiva. Ho fatto un errore, voglio modificarla, nessun problema. Chiave inglese. Continuo, adesso mi serve la domanda, perché ho messo il contenuto, voglio la domanda, quindi aggiungi nuova pagina, mi interessa, domanda. Clicco su domanda ed ecco, scegli il tipo di domanda, mi va bene la scelta multipla o ho le solite. La mia, non sono moltissime, ma normalmente sono sufficienti, normalmente si usa corrispondenza, vero o falso, scelta multipla. Scelgo scelta multipla, aggiungi pagina con domanda. Ed ecco qui il titolo, questa è domanda, argomento 1, che vado a copiarmi anche qua dentro. Sarà domanda 1, risposta 1, risposta 2. Allora, notate che io ho la possibilità di mettere più risposte, vedete, fino a 4, ne uso 2, di cui una ovviamente sarà quella corretta, quindi una mi darà punteggio 0, che è quella sbagliata, e una mi darà punteggio 1, che è quella. Ovviamente do anche una replica, cioè un feedback, molto bene nella risposta giusta e molto male nella risposta errata. Detto questo, per ogni risposta io posto dove andrà il mio utente. Nella risposta 1, che è quella giusta, molto bene, andrà alla pagina successiva. Nella risposta 2, che è quella errata, quindi punteggio 0, andrà alla pagina precedente, quindi ritorna indietro al mio contenuto perché non hai letto con sufficiente attenzione. Salva. Ed ecco qui, quindi ho la mia pagina di argomento con il contenuto e la mia domanda con la scelta multipla. Dove mi porta? Dipende. Alla pagina successiva, se ho sbagliato la risposta, alla pagina, scusate se ho dato una risposta corretta, alla pagina precedente se la mia risposta è stata. Dopodiché cosa faccio? Aggiungo un'ulteriore pagina, che sia quella di domanda o ancora di testo. In questo caso inserisco una pagina con contenuto. Argomento 2. E mettiamo che questa sia la fine della mia lezione. Fine della lezione. Ho terminato la mia meravigliosa lezione, ma non importa. Quello che mi importa è l'anteprima. Quindi prima di andare poi in modalità visualizzazione, io visualizzo la mia anteprima. Questa è la mia prima pagina. Il mio pulsante che mi porta a, ho chiamato argomento 1, ma ovviamente forse ha più senso dare un vai avanti, procedi, continua, dopo lo andiamo a modificare. Arrivo
arrivo nella pagina con la domanda, sappiamo che la 1 era quella giusta e la 2 era quella errata, quindi clicco sulla 2, clicco su invia, mi dice molto male, ho sbagliato, quindi continuo e ritorno nella pagina con l'argomento. Vado avanti, questa volta scelgo quella corretta, invia e molto bene, continua. E ho terminato la mia, il mio libro, la mia lezione. Devo cambiare l'etichetta del pulsante perché non va bene. Allora, modifica, torno sulla mia tab, torno nella pagina dell'argomento, clicco sulla chiave inglese, devo solo modificarla. Descrizione, sarebbe appunto l'etichetta del pulsante, continua. Salvo. Vado a vedere se ho fatto giusto. Mi sembra difficile come gestione, più che altro bisogna avere le idee chiare a prescindere dalla piattaforma Moodle, del percorso da proporre allo studente. Dopodiché, poi realizzato, vedete, è davvero questione di cliccare sull'opzione giusta tra pagina e contenuto e pagina domanda. Sto preparando comunque una guida che diciamo, si riferisce esclusivamente alla lezione, quindi dove ci sarà queste cose molto di più, vedete ci sono molte opzioni, adesso non abbiamo il tempo di vederle tutte, ma davvero uno strumento molto completo. Per questo vi dico, periodicamente tornate nella pagina del MyPortal, delle guide, perché verranno pubblicate comunque tutte lì. E non escludo che ci saranno poi anche relativamente alle lezioni delle guide video. Per adesso sono in progetto alcune video guide pillole, cioè piccoli step che vi mostrano appunto, piccole video guide che vi mostrano dei singoli step, come creare una pagina, come creare una cartella, come caricare uno studente, e quindi è una pagina in continua costruzione, quindi tornate ogni periodicamente a visualizzare. Bene, avete qualche domanda relativamente alle lezioni per quanto abbiamo visto? Vado al glossario, poi lascio la parola a Claudio. Anche il glossario è un'attività molto molto utile, vi dicevo, per chi ha a che fare con dei linguaggi specialistici o lingue straniere, e anche questo davvero è di una semplicità disarmante. Termino la modifica, così abbiamo la visualizzazione completa, quindi vado a cliccare sul glossario esempio molto breve che ho creato per questo corso di prova. Allora, questa è una modalità, adesso si vede la faccia, è una modalità di visualizzazione che mi permette di avere tutte le voci in fila e comunque un indice in cui richiamare le varie voci. Quindi in questo caso sono visualizzate tutte, posso visualizzare e dividere per data, per categoria, per autore, perché vi ricordo che lo studente è abilitato ad aggiungere le voci del glossario, quindi potrebbe essere utilizzata anche come attività da proporre agli studenti, non è obbligatorio che sia il docente a sobbarcarsi questa, anzi, una bella attività adatta a proporre proprio agli studenti. Posso altrimenti scegliere la lettera e visualizzare quindi le pagine relative, i termini relativi a quella lettera. Posso cercare all'interno del glossario, davvero, e posso avere diverse modalità di visualizzazione. Come faccio a creare un glossario? Anche qui, ormai, la modalità l'abbiamo digerita, quindi vado a cliccare su aggiungi un'attività o una risorsa e scelgo glossario, aggiungi. Allora, quindi questo sarà il nostro glossario inglese, poi la descrizione. Allora, tipo di glossario, lasciate sempre il glossario secondario, questo perché? Perché all'interno di un corso è possibile avere un solo glossario primario, ma n glossari secondari. Questo che cosa vuol dire? Che la differenza tra il glossario primario e quello secondario è che il glossario secondario può andare a far parte di un glossario primario, ma non viceversa. Quindi se in un corso voi avete 10 glossari e volete riunirli tutti in uno, se scegliete glossario primario per il primo glossario, poi non potete più sceglierlo per gli altri. E quindi non riuscireste poi a inglobare tutti i glossari in uno soltanto. Quindi scegliendo invece il glossario secondario per tutti i vostri glossari, potrete poi alla fine racchiuderli in un unico glossario primario. Quindi
a meno che non abbiate esigenze particolari, scegliete sempre quello stato secondario, che è comunque l'opzione di default, quindi non va comunque modificata. Visto questo, le voci non c'è molto da dire, l'aspetto è quello che conta. Allora, che cosa posso fare? Ho diverse modalità di visualizzazione delle mie voci. Quello che abbiamo visto un attimo fa è quello semplice che viene proposto di default, stile dizionario. Quindi io ho il mio elenco con le mie lettere o il link tutti e visualizzo tutti i miei termini con le descrizioni. Potrei invece volere semplicemente un elenco di voci con i link. Cambio le modalità così vi mostro subito qual è la differenza. O una versione enciclopedia dove se ho, nel caso avessi delle immagini, mi vengono visualizzate subito. Adesso vi faccio vedere l'elenco di voci così vediamo anche la differenza. Sto modificando quello che ho già fatto, quindi ritorno dentro nel glossario. Ah no, scusate, era glossario, avevo creato un nuovo glossario, glossario inglese. Vado a modificare quello fatto così vediamo subito la differenza. Quindi chiave inglese, aspetto, semplice, diventa elenco di voci, salva e ritorno sul glossario. Vedete? Non ho la descrizione direttamente, ma l'elenco come link. Non faccio altro che andare a cliccare ed ecco, un po' piccolino, la mia descrizione con il pulsante per tornare al glossario. Quindi questa è la modalità relativamente proprio ai link da visualizzare delle singole voci. Altrimenti potrei avere appunto quella, la modalità, diciamo, enciclopedia, che potete vedere qui, viene utilizzata ad esempio in questo corso. Adesso non ho immagini, quindi questo è un corso di audio in cui è stata utilizzata questa modalità enciclopedia, perché? Perché i termini sono stati inseriti come immagini e quindi le immagini sono parte integrante di quelle che sono le descrizioni dei singoli termini e vengono visualizzati subito, altrimenti avessi avuto l'altra modalità dovevo cliccare sulla voce per visualizzare la mia immagine. Nella modalità enciclopedia le vedo tutte subito senza dover cliccare alcunché. Notate che in particolare in questo corso è stata attivata anche la possibilità di commentare ogni singola voce ed è possibile anche per il docente valutare le voci, dato che abbiamo visto che sono gli studenti che possono inserire le singole voci. È importante anche per il docente poter valutare nel caso siano appunto viste come dei compiti da svolgere. Torniamo alla nostra, quindi al nostro glossario di inglese, quindi non faccio altro che cliccare sul glossario, vedete il glossario di fatto è pronto, è vuoto ma è pronto, non faccio altro che cliccare su aggiungi voce, concetto, pause. Non devo fare altro che cliccare su collega la voce automaticamente o collega solo le parole intere, che mi permette di fare il link direttamente al glossario. Ed ecco, quindi io visualizzo la A, non vedrò niente, visualizzo la H e vedrò la mia voce. Clicco sul mio termine e vado a visualizzare la spiegazione. Vado invece, se volessi invece avere la descrizione subito sotto, ovviamente andrei a scegliere un'altra modalità. Come faccio? Semplicemente ritorno nel mio glossario, chiave inglese per la modifica, aspetto, invece che elenco di voci, enciclopedia oppure semplice stile dizionario. FAQ è l'altra modalità molto utilizzata, dove io ho domanda e risposta, quindi un campo per la domanda e uno per la risposta, quindi molto, diciamo, formattato in questo modo. E quindi può essere molto utile proprio per creare delle FAQ. Lascio questa modalità, notate anche nell'aspetto la possibilità di definire quante voci visualizzare per ogni pagina, se visualizzare i link tutti oppure non visualizzarlo, davvero avete diverse impostazioni, potete utilizzarle. Ecco fatto, quindi ho cambiato la modalità e quindi ho il mio termine con... Ho qualcosa che non va, questa voce non va bene, la devo eliminare? X, devo modificarla. Davvero tutto molto molto semplice. Ok, io credo di avervi mostrato praticamente
notifiche che sì, allora, dalla voce principale arrivano in automatico oppure arrivano dopo 4 ore. Sì. Ma in tutti gli altri casi, quando io carico un semplice file in una cartella, per notificare gli studenti, per avvisare gli studenti di controllare la cartella, c'è la voce per notificare? No, allora non c'è una voce nel singolo, nella singola scheda di inserimento file. Io consiglio sempre di creare una voce del forum, un messaggio del forum, e notificare il forum, so che automaticamente si parte. Allora lì so che vuol dire fare due volte l'inserimento, perché devo prima creare il file all'interno della mia cartella e poi creare una nuova voce nel form, però almeno qui sono sicura di raggiungere gli studenti anche su. Ovviamente lo studente la prima volta che entra vede sempre in attività recenti le ultime attività che sono state svolte, quindi se il docente ha aggiunto qualcosa dall'ultima visita sarebbe una buona abitudine controllare sempre le novità. Scusa Claudio, sì. Tra l'altro se quel materiale che devo notificare non è necessario che stia in una cartella in particolare del mio corso, io posso inserirlo come allegato del messaggio del forum, che sarà sempre raggiungibile a meno che io non vada a eliminare il messaggio. Sono diverse possibilità in base ai contesti e alle esigenze. Come abbiamo appena visto a proposito della lezione del glossario, è la grossa caratteristica di Moodle rispetto per esempio a Quicker, che tutte le attività degli studenti sono tracciate e anche valutabili. Per cui le attività ovviamente, le risorse no, perché lo studente le vede e non è richiesto che faccia nulla di particolare. Per cui il docente può creare delle attività che vengono valutate in automatico, per esempio dei quiz a risposta multipla, o anche delle attività da valutare poi da parte del docente, domande a risposta aperta piuttosto che compiti, e tutte le valutazioni vanno a far parte di un portfolio dello studente che è visibile dallo studente in modo tale che ha il riassunto della propria situazione e dal docente che ha un quadro completo del corso di avanzamento del suo gruppo di studenti. Per esempio, adesso vediamo dal lato, io su cui sono entrato nel corso di prima, ma sono entrato come studente. Quindi, io come studente vedo per esempio compito, ci sono alcuni quiz, facciamo un paio di prove come studente, poi vediamo il docente cosa vede come feedback e come può creare l'attività. Per esempio c'è un compito, io ci clicco sopra come studente, vedo che il compito è consegnare un saggio di 400, dovrebbe essere parole penso, sul caso analizzato a lezione, termine consegna martedì 2 dicembre, mi dice anche quanto tempo ho. Un'ora e 40 minuti, mi devo sbrigare, faccio la consegna qui, mi chiede per esempio, mi dà due possibilità, posso scrivere direttamente il mio saggio, posso farlo su Word o su qualsiasi altro file e allego il file. Questa è discrezione del docente, può chiedere, no, voglio la scrittura direttamente, voglio il file, voglio i due file, eccetera. Io qui scrivo tutto, salvo modifiche, mi dice che è consegnato. Io ho la possibilità ancora di modificare la consegna, mi sono accorto che ho dimenticato, voglio correggere. Anche questo è a discrezione del docente. Il docente può permettere la modifica dopo la consegna, ma prima della valutazione, oppure no, una volta consegnato non si può più modificare. E qui io adesso ho consegnato, devo semplicemente aspettare quello che fa il docente. Andiamo a vedere il lato docente. Io da docente vado a vedere il compito, trovo che ho un partecipante con una consegna. Qual è il termine? Mi dice che la consegna in attesa di valutazione, posso visualizzarle. Posso uno studente, altrimenti avrei l'elenco di tutti gli studenti che hanno consegnato. Lo stato è in attesa di valutazione, questo è il testo online, fosse stato un allegato io ci potrei cliccare sopra e visualizzarlo, qui posso ingrandirlo e leggo, lo valuto, posso dare la valutazione. Quindi una volta assegnato posso valutarlo, posso decidere per esempio
per gli studenti selezionati di bloccare le consegne, sbloccare, concedere una proroga e così via. Quindi se qui il mio studente lo voglio valutare, qui di default è assegnato in centesimi, io potrei anche decidere che le valutazioni sono A, B, C, D, in decimi, in quindicesimi, quello lo posso decidere io nel momento in cui creo il compito. È un buon compito, lo valuto 90 e posso anche commentarlo. Attenzione, manca un'analisi, eccetera, eccetera, in modo tale che oltre alla valutazione posso inserire un feedback di commento allo studente. Qui ho modificato, vado avanti, magari arriveranno altri compiti e così via. Lo studente cosa vede? Io se vado al compito come studente mi dirà che l'ho già consegnato e mi fa vedere anche che è stato valutato con il commento. Quindi lo studente ha il suo filtro. Voglio proseguire? C'è un'altra attività che mi era stata proposta, devo fare un test. Ho un tentativo permesso, mi viene ricordato che ho 20 minuti a disposizione, anche qui il tempo può essere modificato, può essere senza limite di tempo, eccetera. Qui mi sta dicendo che io ho già svolto questo test. Non mi ricordavo, l'ho svolto quando? Mi dice è stato svolto il giorno 27 novembre, è permesso un solo tentativo, non puoi vedere più nulla. Perché in questo caso, per esempio, pur avendo già consegnato, è un test in autocorrezione, io non vedo i miei risultati? Perché il docente ha impostato che ogni studente vede i suoi risultati solo al termine della prova. Qui la prova, se non ricordo male, scadeva questa sera, per evitare che io ho visto quali sono le risposte corrette, avviso lei e lei svolge il compito correttamente, il feedback con tutte le risposte corrette, errate, eccetera, lo posso impostare solo quando è finita, si è chiusa la finestra di somministrazione del test. Io come studente posso sempre, l'abbiamo intravisto prima, se vado in amministrazione del corso, io come studente non posso fare molto, però posso vedere le mie valutazioni. Ho la valutazione del compito. Se avessi svolto la lezione di prova avrei la valutazione anche della lezione di prova e così via. Il quiz non è stato ancora valutato, per cui non so cosa ho preso, ma in ogni momento lo studente ha la situazione delle sue valutazioni. Analogamente dall'altra parte, torniamo al lato docente, io voglio vedere per esempio su questo, voglio andare sul quiz, posso vedere l'anteprima, quanti tentativi sono stati svolti, posso vedere i risultati qui sotto. Qui sotto c'è risultati e posso vedere i risultati studente per studente, posso avere un riepilogo del compito per bande di valutazioni, posso vedere il compito. Qui lo studente aveva già svolto ma non può ancora vederlo perché non è stato sbloccato e posso andare a rivedere il tentativo e quindi vedere quali sono le risposte corrette, quelle errate. Tra l'altro di ogni risposta vedo anche per quanto tempo si è soffermato su quella risposta, se l'ha modificata, ricorretta, in modo tale che se mi può servire posso ricostruire la storia del test del singolo studente o avere una statistica media di tutti gli studenti. Vedo che sulla domanda 7 mediamente gli studenti sono soffermati 10 minuti, vuol dire che è una domanda che ha richiesto parecchio impegno. Come faccio a creare un compito? Come faccio a creare un test? Allora, torniamo alla nostra pagina iniziale, andiamo in attiva modifica. Io vado ad aggiungere un'attività, una risorsa. Voglio creare il compito.
lungo, solito titolo, commento, posso impostare la finestra di disponibilità, posso anche non impostarla, se disabilito non ho né inizio né fine, c'è anche la data limite che è quella che diceva prima Daniela, il compito finisce oggi, ma posso prorogare anche per i ritardatari di 2 giorni e così via. Tipi di consegna, posso prevedere solo consegna file, posso prevedere testo online e consegna file come nell'esempio, solo testo online, posso prevedere anche dei commenti, cioè lo studente può consegnare il file e lo commenta, perché io chiedo espressamente che oltre a presentare un lavoro in Excel commenti la struttura che ha dato al file. Quanti file può caricare, se ci sono dimensioni massime, il tipo di feedback, io docente posso dare solo dei commenti, posso creare un foglio di valutazione offline che poi caricherò online, impostazioni di consegna, per esempio gli studenti devono premere il pulsante sei sicuro che vuoi consegnare, oppure automaticamente con salva viene consegnata, il fatto di avere un numero massimo di tentativi. Posso ritornare indietro e riconsegnare il tutto. Impostazione di consegna di gruppo. Permetto a un gruppo, una volta che ho creato i gruppi all'interno del mio corso, che uno consegni per tutto il gruppo e poi automaticamente la valutazione di quel compito va per tutti nel portfolio di ciascun componente del gruppo. E così via. Qui le opzioni sono veramente tante. All'inizio, se uno vuol provare, il mio consiglio è state su quelle basi già predefinite, poi si può provare a modificare, c'è la possibilità proprio di sbizzarrirsi in tante possibilità. Una volta creato, io ho la mia consegna, vedo quante sono le consegne arrivate, posso chiedere che mi arrivi la mail quando ho dei compiti da correggere e così via. Se invece devo creare un quiz, ecco, per la creazione del quiz devo fare 2 cose. Creare prima le domande, le singole domande, e poi unirle in un quiz. Oppure posso, mentre creo il quiz, di volta in volta aggiungere le domande. Io qui vado a creare il quiz. Al solito mi chiede il titolo, il commento, eccetera. La durata, se c'è un tempo di apertura, chiusura, tempo massimo, valutazione, se la voglio in a seconda delle categorie. Se permetto anche più tentativi posso decidere qual è il metodo di valutazione. Accetto il voto più alto, il voto medio, il voto del primo tentativo, il voto dell'ultimo tentativo, qui ovviamente a seconda di cosa mi interessa valutare, cosa chiedo agli studenti. Posso anche valutare l'ultimo tentativo se mi aspetto che questa attività venga svolta dagli studenti perché imparino dei loro errori. Una volta creato il quiz, come abbiamo visto prima, devo riempirlo con contenuti, proprio come abbiamo fatto per la lezione e così via. Allora, vado a modificare il quiz, mi chiede di aggiungere delle domande. Aggiungo una domanda adesso, la creo adesso, oppure vado a prendere una domanda da alcuni repository. Per esempio, io qui avevo 4 domande sotto questa voce, voglio aggiungere una domanda casuale, quindi aggiungo una domanda casuale da questa. Oppure ho un deposito di questa categoria di 20 domande, posso chiedere di aggiungere casualmente 3 domande. Questo potrebbe servire per evitare copiature. Ma anche se io voglio permettere la ripetizione del compito più volte allo stesso studente, se prendo casualmente le domande da un database abbastanza corposo, probabilmente il compito riproporrà domande diverse allo studente che può capire se sta migliorando o meno la propria preparazione. Quindi io qui vedo quali sono le domande del mio database, del mio argomento, mi va bene una a caso, ne voglio prendere 2,
quante domande posso inserire e così via, oppure creo la domanda, quindi questa qua va bene, una la voglio creare io, le tipologie iniziano a essere parecchie, facendo attenzione però che se voglio un'autocorrezione dovrò scegliere delle domande che permettono la correzione in automatico, quindi non posso chiedere un saggio breve autovalutato. C'è la possibilità per esempio della risposta breve, per cui io mi aspetto che, proviamo risposta breve, faccio la domanda, nome della domanda, come si chiama di nome Napoleone. Allora, e qui io devo mettere quali sono le risposte che mi vanno bene. Se accetto magari le risposte possibili, magari sono più di una, ne posso accettare anche più di una. Posso dire a me va bene sia maiuscolo sia minuscolo, se magari la risposta può contenere degli spazi, dico di non valutare il doppio spazio come una cosa diversa, e posso accettare più valutazioni o magari... a me va bene Bonaparte, gli do la valutazione del 100%. Posso accettare chi scrive Buonaparte, ma non mi piace tantissimo, va bene, gli posso dare una valutazione parziale. Se ci sono delle risposte quasi esatte posso anche graduarle, se no posso mettere una, due, le tre, le cinque risposte che io intendo come corrette. Posso aggiungere tutte le prove, le possibilità che mi interessano, aggiungendole di volta in volta. Posso accettare tentativi multipli penalizzando, cioè posso dire no, questa è la risposta secca, oppure posso dire attento, è sbagliato, riprova, però ogni volta che riprova, quando la azzecca, il punteggio non sarà più alla seconda volta il 100%, ma il 67%, il 50%, quello che è. Posso dire la penalità da dare ad ogni ritentativo che permetto. E così via, io vado a crearmi la mia domanda, posso chiedere se costruire le domande una per pagina, tutte sulla stessa pagina, domande in ordine casuale, risposte in ordine casuale, e così via. Per cui mi creo batterie di test da somministrare, che sono valutate e vanno a finire nel portfolio. Non mi interessa valutarle, ho bisogno di qualcosa di più snello. Ci sono un paio di categorie che mi lasciano a metà strada. Per esempio la scelta è una via di mezzo tra un sondaggio e un quiz che mi permette una scelta secca, tra alcune alternative che mi può servire. Per esempio alcuni docenti nei loro corsi utilizzano questa modalità per chiedere dobbiamo fare un intervento aggiuntivo di tutorato, preferite mercoledì pomeriggio, giovedì pomeriggio, venerdì pomeriggio, lascio la possibilità di scelta agli studenti, oppure prenotazioni per vedere la vostra prova scritta, martedì pomeriggio, giovedì pomeriggio, venerdì pomeriggio, e posso mettere anche delle limitazioni per ogni scelta, magari martedì pomeriggio al massimo 10 scelte, il mercoledì pomeriggio 2 scelte, una volta raggiunto il limite quella scelta non sarà più disponibile. Per esempio se torno dal lato studente, io voglio andare qui su questa scelta, la scelta la potrei utilizzare anche direttamente durante la lezione. Per esempio sto spiegando un argomento, voglio capire se l'argomento è stato appreso oppure no, dico agli studenti ok, adesso prendete il vostro smartphone, il vostro tablet, smartphone ce l'hanno ormai quasi tutti, collegati alla pagina del corso, date una risposta alla mia domanda in modo tale che ogni studente dà la sua risposta, io docente in automatico vedo quante scelte sono state effettuate, lascio magari due minuti, dopodiché vedo
quanti ha risposto la prima, quanti la seconda, quanti la terza. Volendo posso vedere anche chi ha risposto la prima, chi la seconda, chi la terza, se lo voglio utilizzare come un minimo di valutazione, ma non è necessario. Vedo che magari la maggior parte ha risposto la terza opzione, mentre non era quella la risposta corretta. Ok, prima di proseguire con la lezione torno indietro un passo per richiarire meglio il concetto. C'è una specie di feedback immediato per il docente per capire se può andare avanti oppure no. È a livello molto, molto immediato. Così come una possibilità, che è una via di mezzo tra la scelta e il quiz, è un plugin che è stato installato ultimamente, è un quiz in tempo reale in cui lo studente, o meglio tutti gli studenti contemporaneamente, hanno a disposizione un breve lasso di tempo, 30 secondi, 20 secondi, per una risposta che può essere risposta multipla, risposta breve, eccetera. Ovviamente questo va fatto in diretta, cioè quando gli studenti sono lì o quando gli studenti sono collegati, per avere subito il feedback. Io per esempio qui, lo studente vede quiz in tempo reale, voglio collegarmi, mi dice no, aspetta, il docente non ha ancora dato il via. Vado dal lato docente, vado al mio quiz in tempo reale, posso dare il via, posso anche dare un nome al quiz da comunicare direttamente agli studenti, do il via. Siete pronti? Ok, adesso lo studente dall'altra parte può cominciare. Può cominciare, può dare la risposta, qui c'erano 30 secondi, do la risposta A. La risposta è inviata, mi dice che ho inviato la risposta, ci sono ancora 17 secondi. Al termine, il docente vede quante risposte sono state date, di che tipo, può sbloccare la domanda successiva. Torniamo al lato docente. Quindi mi dice questi qua sono 2 secondi, 1 secondo, via. Questa è finita, mi dice anche quante ha risposto la prima, quanti la seconda, quanti la terza. Lo studente vede se ha risposto bene o male, solo al termine del tempo. Adesso io docente magari ci torno sopra, attenzione a chi ha sbagliato, avete sbagliato perché, eccetera, eccetera. Siete pronti? Andiamo alla domanda successiva. Ok, questa qui aveva 2 secondi di tempo per vedere, siete attenti, via. Lo studente può rispondere alla sua domanda. Qui sono come docente, ok, lo studente può rispondere, vedo quanto tempo ho, e il docente può aspettare il termine del tempo oppure dire ok, avete risposto tutti, vado avanti subito alla domanda successiva. Ovviamente questo può aver senso in corsi non troppo numerosi o in corsi numerosi, però tutti gli studenti hanno a disposizione uno smartphone, un tablet o un computer per poter dare le risposte direttamente. Queste sono le modalità che abbiamo. Il docente può vedere poi il riepilogo delle risposte, può editare il quiz aggiungendo una domanda, indicando se ci sono risposte esatte, ovviamente se vuole valutazione, oppure potrebbero esserci non ci sono risposte esatte, mi interessa solo come sondaggio. Trovo alla fine, ogni volta, nell'amministrazione del corso, il report delle valutazioni. Io qui vedo la valutazione complessiva del corso, voglio per esempio tutti gli utenti, solo un utente specifico, e ho una scheda riassuntiva divisa a seconda, voglio visualizzare la scheda individuale, voglio esportare in formato Excel, in formato testo, la scheda riassuntiva lo posso esportare, mentre lo studente vedrà sempre il suo livello. Il docente, tra l'altro, può anche monitorare
il grado di partecipazione al corso, oltre che tramite la valutazione, tramite un report sulle attività e sulla partecipazione al corso. Il docente vede sempre nell'amministrazione il report, può valutare il log, cosa è successo passo passo, ma diventa difficilmente leggibile. Posso valutare l'attività del corso, quindi vedo tutte le pagine, quante volte sono state lette, qual è l'accesso più recente. Quindi, per esempio, il libro è stato letto 118 volte, ok. Il video, che secondo me è molto importante, è stato visto solo 11 volte, posso magari mandare un avviso, la prima volta che vedo gli studenti a lezione, ricordare che il video è importante. Allo stesso modo posso vedere la partecipazione alla chat, al glossario, eccetera. Qui è un riassunto delle attività. Voglio vedere invece studente per studente cosa sta accadendo. C'è lo studente che non riesce a passare l'esame da 3 anni, viene a tampinarmi ogni volta a lezione, a ricevimento, che io dico, ma ha visto questo documento? Sì, sì, sì. Posso andare a vedere la partecipazione al corso, scelgo per esempio il libro, scelgo gli studenti nelle ultime 9 settimane per esempio, vedo chi ha vinto, chi ha visto cosa. Qui vabbè, c'è solo uno studente, vedo che questo studente non ha mai visto questa, non ha mai acceduto a questa attività, per cui potrei anche dire che va bene, vieni sempre a tutti i ricevimenti, se magari riesci a vedere anche un po' di materiale, tanto di guadagnato. Quindi la cosa decisamente che ci fa fare un salto in avanti rispetto a Quicker è che la piattaforma traccia in modo completo le attività degli studenti. Poi se a noi non interessa rimangono lì, non ce ne facciamo niente, ma non ci cambia nulla. Ma se vogliamo anche avere solo un'analisi della partecipazione, magari vediamo che le prime 3 settimane di corso partecipazione notevole, dalla 4ª settimana in poi nessuno o solo i 3 studenti, che sono quelli che di solito si siedono in prima fila, prendono appunti, ci salutano quando andiamo, eccetera, allora ci possiamo rendere conto che magari qualcosa va cambiato. Come facciamo inoltre a gestire i partecipanti? Nel corso c'è sempre la voce partecipanti, io posso vedere tutti i partecipanti iscritti al corso, iscritti da me, auto iscritti a seconda delle modalità scelte, e posso vedere anche qual è l'accesso più recente. Quindi io mi accorgo che per esempio Daniela l'ultimo accesso l'ha avuto 42 giorni fa, va bene, mi interessa per quello che mi può interessare, però se vedo che a parte 2 studenti gli altri l'ultimo accesso l'hanno avuto 9 mesi fa, sono quelli dell'anno accademico scorso, c'è qualcosa che non funziona. Magari mi sono dimenticato di rendere visibile il corso, magari c'è un link che non funziona, mi posso fare qualche domanda. Voglio iscrivere dei corsi? Sempre se vado in amministrazione, utenti, iscrizioni, io qui vedo gli utenti iscritti, posso decidere di cancellarli dal mio corso, ma di solito è quello che non mi interessa. Posso iscrivere degli utenti, qui vedo tutti gli utenti, sono tanti, posso magari cercare, devo cercare Rossi, qui ne troverò tanti, quindi vado a vedere tutti i Rossi che mi interessa, ok, era Giacomo Rossi che mi interessa, lo iscrivo come studente, quindi Giacomo Rossi risulta iscritto. Devo iscrivere invece Barbara Rossi, per esempio, come tutor, allora metterò tutor e scrivo. Quindi se ho qualche assistente che devo iscrivere o qualche collega che devo inserire, lo posso gestire direttamente io. Termina iscrizione corsi, automaticamente questi studenti risultano iscritti. Mi sono accorto, no, non era quello, nessun problema, Barbara Rossi, vado a cancellare l'iscrizione. Se cerco di togliere l'utente dal corso, sì. L'altro che non mi interessa, Giacomo Rossi,
anche qui lo posso togliere. Per cui non c'è problema di creare pasticce, magari piuttosto che cancellare, poi riscrivere, pensiamoci un attimo. Anche se per caso io cancello per errore uno studente, mi accorgo, lo riscrivo, tutto il suo storico rimane. Ha fatto 27 compiti, quiz, li ha fatti bene. Se la cancello, ok, non vedo più quello che ha fatto, nel momento in cui la riscrivo, il suo storico c'è. Quindi non rischio di perdere nulla in questo modo. A meno che io voglio, con una modalità che magari mi potrà servire l'anno prossimo, resettare il corso, cancello tutti gli storici degli studenti perché voglio ricominciare il corso per il nuovo anno accademico, cancello tutto quello che non mi può interessare, o lo salvo da un'altra parte, e ricomincio con un corso ex novo. Altra cosa che mi può interessare magari ridefinire è l'intestazione qui del corso. Se vado sempre su attiva modifica, solita chiave inglese, oltre al logo io magari posso aggiungere qualcosa, codice corso 8500012, corso semestrale. In modo tale che questo rimane in evidenza, così come alcuni materiali che voglio che siano in evidenza li posso aggiungere nel primo riquadro, o perché li aggiungo come abbiamo fatto prima, o semplicemente perché li sposto. Così come voglio che sia in evidenza magari l'ultimo materiale che ho messo, il modulo 2, voglio che sia in evidenza, posso mettere questa lampadina. Quando io vado termina modifica, questo riquadro risulta evidenziato. Lo studente, quando accede, vedrà evidenziato questo modulo. Evidenziato con un grigino, ma balza agli occhi. Così come io docente potrei decidere, ok, il modulo 2 per questa settimana lo porto in alto, è il primo che vedono. Tante volte, ma non ha messo il materiale che ci aveva promesso, semplicemente perché era finito in fondo alla pagina. Ecco, a questo proposito, una cosa che potrebbe essere comoda, soprattutto se abbiamo corsi che iniziano a popolarsi di tanto materiale. Se si popolano di tanto materiale, c'è il rischio che le ultime cose gli studenti per pigrizia o per poca attenzione non le vedano mai. Ogni volta andare giù fino in fondo rischia di diventare scomodo. Posso allora decidere, io come docente, di visualizzare un riquadro, un argomento per volta. All'inizio mostro solo i titoli degli argomenti e poi navigo da un argomento all'altro. Se vado in impostazioni del corso, formato corso, visualizzazione corso, di default visualizza le sezioni nella stessa pagina, io invece voglio visualizzare una sezione per pagina, salvo le modifiche. Ok, vedete che adesso io vedo solo i titoli delle sezioni, clicco qui, vedo il contenuto e tra l'altro posso scorrere alla sezione precedente, alla sezione successiva o andare direttamente alla sezione che mi interessa. Rimane sempre il riquadro del corso in intestazione, quindi quello in ogni caso, anche se io passo da una parte all'altra, comunicazione del docente, alcune cose che mi interessa che risultino in evidenza rimangono. Ok? Non so se ci sono domande. Sì. Ah, ecco, sì, se invece voglio, giusto, voglio aggiungere o togliere le sezioni. Se io sono in attiva modifica, qui in fondo, allora qui adesso sono in cambio visualizzazione, torno nella mia visualizzazione per di cui ho tutte le sezioni nella stessa pagina. In fondo all'ultima sezione compare un più e un meno qui piccolino. Meno tolgo una sezione. Voglio ridurre il numero di sezioni, questa sezione non c'è più.
e notate che mi dice, ok, hai delle attività orfane, tu hai tolto una sezione ma avevi del materiale, per cui non perdo il materiale, perché mi dice, ok, queste qua decidi, da qualche parte devi metterle, quindi le posso spostare sopra, oppure, o no, la sezione mi serve, aggiungo la sezione, ne voglio aggiungere un'altra, ok, aggiungo la sezione. Lui di default mi richiama argomento 5, argomento 6, argomento 7, però se vado nella solita chiave inglese, se lascio la spunta gli dà il nome di default, argomento 1, 2, 3, o così, posso decidere io cosa dire e cosa mettere nell'introduzione, aggiungere tutte le sezioni che mi interessano. In questo modo io posso decidere se ne metto tante, ne metto poco, e le posso cancellare. Posso anche decidere di tenerle per me ma non mostrarle agli studenti. Come con lo stesso giochino dell'occhietto, qui ho l'occhio aperto, lo chiudo, la sezione col materiale c'è, ma gli studenti non lo vedono. Questo mi può servire se a volte magari io sto lavorando, voglio mettere un po' di materiale, anche se materiale che non mi serve adesso, mi servirà fra 2 settimane. Lo metto, lo lascio nascosto, fra 2 settimane non ho bisogno di ritornarci sopra, semplicemente sblocco la visualizzazione. O ho il materiale che ho utilizzato lo scorso anno, lo lascio tutto perché penso che mi serva, lo cancello, nascondo all'inizio del corso, man mano lo scopro e posso aggiungere qualcosa, modificare, mi accorgo che quest'anno ho fatto qualcosa di diverso, però ho tutto lì a portata di mano, se non ho modificato nulla mi basta al termine della lezione o prima della lezione andare dito nell'occhio e mi apro la mia lezione, in modo tale che in 10 secondi gli studenti hanno il materiale a disposizione senza bisogno ogni volta di andare a riguardare dove erano, dove non era, sbloccarlo, rimbloccarlo e così via. L'ultima cosa che vediamo, e la ripropone Daniela, è come utilizzare l'attività sincrona, quindi attività sincrona o la revisione di attività sincrona con un modulo creato ad hoc, inserito ad hoc nel Moodle. Intanto ci sono domande su compiti, quiz, valutazioni. Perfetto, allora concludiamo il nostro seminario con quindi l'ultima attività che vediamo, che è appunto quella della didattica sincrona, della lezione a distanza. Come diceva Claudio, abbiamo utilizzato un componente aggiuntivo che si chiama Big Blue Button, adesso vi mostro velocemente, così se avete voglia di approfondire potete farlo liberamente. Okay. Ovviamente questo è un componente, anche questo open source, che si interfaccia con diversi CMS, quindi diverse piattaforme per la gestione dei contenuti, e in particolar modo si interfaccia anche molto bene con Moodle. Ne abbiamo sperimentati diversi nell'ultimo anno, e questo è un risultato sicuramente vincente da diversi punti di vista, sia dalla qualità della lezione che è possibile poi salvare e riproporre agli studenti, sia dal numero di opzioni offerte di personalizzazione appunto della lezione stessa. Come abbiamo visto anche per il file video, piuttosto che la scelta in tempo reale, quindi in tempo reale, che sono comunque dei moduli aggiuntivi. Per quanto riguarda la creazione, l'allestimento della lezione a distanza, non c'è nulla di particolare, non ci sono delle opzioni strane, ma è tutto comunque integrato in Moodle, quindi come se fosse parte e di fatto parte integrante della piattaforma. Qui io ho già inserito il link ad una lezione a distanza, quindi non faccio altro che proporre allo studente di cliccare su questo link e automaticamente verrà aperta una nuova finestra con l'area diciamo della lezione che verrà appunto aperta e verrà attivata. Anche qui posso decidere se lo studente può accedere prima del docente oppure se è necessario che prima acceda al docente, poi quindi la piattaforma viene sbloccata per l'accesso agli studenti. Vediamo quindi velocemente come funziona, quindi ho già predisposta, clicco, mi si apre appunto un pop-up, una nuova finestra
con l'interfaccia di Blue Button, in questa quindi piattaforma per didattica sincrona, vedo che mi viene richiesto l'accesso a videocamera e microfono, perché ovviamente funziona sia l'interfaccia video tramite webcam che audio, nonché chat, nonché condivisione di applicazioni e condivisione del desktop o diciamo lavagna condivisa. Quindi io dico che consento l'utilizzo appunto dei vari strumenti, posso testare il microfono e testare anche, quindi fare una prova di ascolto per controllare che le cuffie, che le mie cuffie e le mie casse funzionino bene, posso configurare il microfono, basta un normalissimo microfono anche di quelli attaccati alle cuffie oppure di questo che con 3 euro comprate alla MediaWorld. Vado ad inserire all'interno dello schermo del mio PC, dell'ingresso del mic, posso configurare il microfono, in questo momento me l'ha già visualizzato, quindi vado a scegliere eventualmente il microfono, notate che già ho un eco, quindi ho avuto un test del funzionamento del microfono, posso eventualmente anche decidere di ridurre l'eco nel caso ci sia, senta un riverbero, quindi un eco per quanto riguarda il microfono. Dopo aver selezionato posso modificare anche il volume di registrazione, quindi il mio audio, e chiudo. Quindi inizio partecipando con l'audio. In questo momento io sto partecipando con l'audio. Volendo posso attivare la webcam se desidero partecipare, quindi anche con la mia videocamera, la mia webcam, quindi non faccio altro che, vedete qui in alto, ho le impostazioni per partecipare con l'audio o per partecipare tramite webcam. Semplicemente clicco sull'iconcina della webcam, il sistema cerca una webcam installata, adesso è quello, ha trovato quella integrata sul portatile, direi che assolutamente va bene. Posso eventualmente cambiare nel caso io avessi più webcam, scegliere la ridefinizione quindi della risoluzione e clicco partecipa con la videocamera. A questo punto vedete nel riquadro qui in basso vi è il docente con la possibilità di appunto la visualizzazione tramite webcam, oltre che tramite audio. Io posso ovviamente nascondere, quindi mutare il mio utente nel momento in cui non voglio mostrare l'audio, oppure disattivare la webcam nel caso appunto non voglia mostrare il video. Vedo che Claudio si è collegato, quindi siamo già in due a partecipare a questa lezione, e Claudio si è collegato con un terminale mobile, quindi l'accesso è possibile da qualsiasi tipo di terminale. Al centro notate la parte con diciamo l'interfaccia con la mia l'applicazione piuttosto che le mie slide, il mio file. Posso caricare qualsiasi tipo di file semplicemente utilizzando il pulsante qui in basso per il caricamento della presentazione. Quindi io clicco su questo pulsante, vado a selezionare un file, ad esempio file 1, lo carico, attendo il caricamento, mi carica ogni pagina come una diapositiva e dopo pochi secondi viene visualizzata il mio file all'interno della mia interfaccia. Sulla destra invece io ho il mio blocco chat che è già attivo, già funzionante, quindi posso dare un benvenuto e gli utenti che sono collegati possono ovviamente rispondere alla chat. Quindi vedete, è davvero una piattaforma semplicissima ma completa, perché è davvero tutto. Abbiamo provato anche testata con 15-20 studenti e devo dire che regge molto bene. Portando il mouse all'interno della parte diciamo di presentazione mi si attiva anche la barra con gli strumenti a mia disposizione, quindi posso scorrere le mie slide, eventualmente se sono troppo piccole, perché chiaramente io ho una slide con una pagina PowerPoint, posso andare ad aumentare lo zoom, con la mano vado a spostare quindi la pagina in modo da mostrare esattamente quello che mi interessa. Dopodiché ovviamente ho i soliti strumenti che sono che vengono utilizzati, sono comuni tutte le applicazioni di questo tipo, quindi ho la mia matita, le forme, il testo, posso modificare il colore che utilizzo con la matita, lo spessore, quindi posso andare a fare delle evidenziazioni piuttosto che a fare utilizzare le forme appunto. Posso ritornare quindi adattando la pagina alla dimensione standard cliccando sulla seconda icona, quindi per ritornare alla visualizzazione normale, e così scorre.
Il tutto quindi, vedete, avviene utilizzando sia audio che video, che chat, che slide, piuttosto che applicazione, perché io posso decidere di mostrare anche il mio desktop. Quindi io vado sulla terza icona e decido di condividere il desktop, e quindi posso decidere, è necessario installare Java, posso decidere se mostrare l'intero schermo oppure semplicemente un'area che io posso definire. È davvero molto completo. Fatto questo, quando ho terminato la mia lezione, non faccio altro che uscire cliccando sull'iconcina del disconnetti. Clicco, sei sicuro di voler uscire? Sì. Sono uscito dalla conferenza e vengo riportato nel mio corso Moodle. Come faccio a fare tutto questo all'interno di un corso? Io l'avevo già inserito, molto molto semplice, come abbiamo fatto con tutti gli altri risorse o attività. Quindi clicco su attiva modifica, vado quindi in fondo all'argomento nella sezione nel quale voglio inserire la mia sessione sincrona, aggiungi nuova attività, vedete, ce l'ho qui subito come prima voce all'interno dell'attività. Se qualcuno di voi è molto attento, quando abbiamo inserito le risorse prima, avrà notato che qui c'è un'altra voce molto simile, però è diversa, simile ma è diversa in realtà. Il primo pulsante, quindi quello all'interno delle attività, mi permette di inserire i link alla sessione sincrona che io poi svolgerò con i miei studenti. Il link invece relativamente alle risorse, che è questo, mi permette di inserire l'elenco di tutte quelle che saranno le registrazioni. Infatti, recordings del Blue Button. Quindi cominciamo con il primo, che è l'inserimento della mia sessione. Sono davvero poche le opzioni per la configurazione, siamo subito operativi. Quindi questa sarà la demo, quella del Moodle, la finestra. Gli studenti devono aspettare prima che entri, quindi devono aspettare che entri il docente prima di poter accedere, e io vi consiglio sempre di sfruttarla, e infine permetti agli studenti di diventare moderatori, quindi potete dare la possibilità allo studente di diventare moderatore, quindi di fare una presentazione a sua volta. È possibile abilitare quindi la sessione ad una determinata data con un determinato orario. Se non abilitate questa scelta, è sempre aperta, quindi può essere, diciamo, una sessione jolly sempre disponibile. E inoltre abbiamo anche la possibilità di registrare la sessione, cosa fondamentale se non volete che la lezione, diciamo, vada persa. Quindi questo cosa vuol dire? Che voi potete utilizzare questo strumento sia per fare una lezione a distanza con alcuni studenti magari di impossibilità di frequentare, ma potete utilizzarlo anche nella tranquillità del vostro studio, del vostro ufficio, registrare una lezione, quindi utilizzando le slide, il video, l'audio, e poi riproporre agli studenti. Quindi può essere utilizzato sotto, diciamo, in due modalità differenti, come lezione a distanza o anche come lezione, diciamo, in singolo nel proprio studio, che poi verrà quindi salvata, registrata e riproposta. Posso decidere quindi quale sarà la durata della registrazione, quindi della sessione, mettiamo un'ora, e aggiungere anche una descrizione della registrazione. A questo punto io sono pronta, quindi la parte di configurazione è terminata, salvo. E adesso sono già pronta per andare online con questa mia nuova sessione, che avrà anche una registrazione. Quindi io vado a terminare la modifica, non faccio altro che cliccare sulla demo e mi si apre ancora come prima, quindi partecipo con l'audio. C'è una voce che mi dà il benvenuto, mi dice che appunto sono bloccata, vado ad abilitare la webcam, partecipo con la videocamera, faccio qualcosa, magari faccio così, carico una diapositiva, proviamo questa. Adesso mi si ripropone, perfetto, e quindi ecco la mia lezione, quindi vado a effettuare delle operazioni, vado a fare un invio in chat. A questo punto io posso anche aver terminato la mia lezione ed esco. Quindi non solo io ho fatto la mia lezione, ma adesso è stata anche registrata, perché io avevo dato questa impostazione. Ora cosa devo fare? Posso inserire quindi l'elenco di tutte le mie registrazioni,
che ovviamente si auto-aggiornerà ogni volta che io creerò una nuova sessione. Come faccio? Utilizzando la risorsa del Recordings BN. Quindi attivo modifica, ancora vado in basso, aggiungo i Recordings. Tenete conto del fatto che il server ci mette un attimo per elaborare la registrazione, quindi la registrazione sarà attiva e quindi disponibile per lo studente dopo circa una decina di minuti da quando è stata creata. Quindi lezione 1, anzi questa sarà registrazioni, perché elenco tutte le registrazioni, salvo. Ed ecco quindi qui il link diretto alle registrazioni. Vedete, in questo caso io avevo già delle registrazioni di prova, quindi lo studente semplicemente, quindi man mano che la registrazione è stata elaborata dal server, verrà visualizzata come link in questo elenco. Quindi qui ce ne sono già altre che avevo fatto. Vi dice anche la durata in minuti, in questo caso questa è durata un minuto. E come vedete ho anche qui l'opzione occhietto e l'opzione elimina. Quindi non voglio che i studenti vedano questa registrazione, semplicemente la nascondo chiudendo l'occhio. Oppure è stata una prova, non voglio più che sia disponibile, allora vado a eliminarla definitivamente cliccando sul pulsante elimina. Per visualizzare la registrazione, molto banalmente, clicco sul link della presentazione e questa è l'interfaccia che lo studente visualizza nel momento in cui, okay, va ad aprire una registrazione che è già avvenuta. Quindi io ho un pulsante per far partire la registrazione, adesso da qui probabilmente ci metterò un attimo, forse, ok, dovrebbe esserci anche la webcam, o forse no, volevo mostrarvene una, in realtà ci sono io che parlo, perché volevo mostrarvi, forse questa qui non è quella con la webcam, la possibilità di salvare nel momento in cui io ho, vediamo un po', aspettiamo 10 minuti che arrivi, oppure ci lascio la parola, nel momento in cui ho, ho l'elenco di tutte le mie slide, quindi che vengono visualizzate sulla sinistra, e ovviamente la sezione sincronizzata, quindi temporizzata, io clicco su una slide e il video e l'audio verranno sincronizzati a quella slide, quindi lo studente visualizza l'audio, il parlato e il video relativamente alla slide sulla quale ha cliccato. Può utilizzare la barra per visualizzare appunto la lezione e può addirittura scaricare ogni slide e il video semplicemente cliccando con il pulsante destro, salvando le slide come immagini e salvando il video facendo clic sul video con il pulsante destro. Quindi davvero è qualcosa di completo e fruibile anche offline, perché se lo studente scarica il video e scarica le slide, se magari voi mettete anche da scaricare in aggiunta la presentazione, le diapositive, lo studente ha di fatto una lezione completa anche offline. In ogni modo è fruibile anche su smartphone, la nostra piattaforma BigBlueBox. Grazie. Direi che avete qualche domanda, qualche curiosità relativamente a questo componente? Adesso qui. È agganciabile come podcast? Come podcast? Perché visto che alla fine sono tutti dei link multimediali, se io lo faccio agganciare, ho un feed RSS, a questo punto io dico alla fine della lezione, do questo, uno si iscrive a quello e in automatico dopo 10 minuti quando viene elaborato l'elenco delle immagini e dei file che lui ha elaborato, a questo punto potrebbero essere nel feed, quindi uno si vede automaticamente quello che ha generato, perché da quanto hai detto ogni immagine diventa un oggetto a sé stante. Sì. Quindi se lui alla fine della tua lezione ha guardato 10 slide, ha fatto 10 oggetti, questi 10 oggetti potrebbero diventare un feed e uno in automatico si trova il feed dei 10 oggetti. Potenzialmente li sottoscrive e li scarica. È possibile poi realizzarlo, effettivamente, però penso proprio di sì. Vediamo se nel frattempo abbiamo... Ok, abbiamo anche la nostra registrazione della nostra demo, quindi ci ha messo 5 minuti, quindi clicco semplicemente sul link, adesso vediamo mi appare. Se ci troppo devo vedere anche il video fra un attimo. Ci metto un attimo perché chiaramente io ci ho messo anche un attimo per la visualizzazione sulla webcam, come vedete ho le mie due slide, quindi clicco
sulla seconda slide e visualizzo, quindi sono in ho visualizzato quindi il la slide temporizzata in base a quello che veniva fatto in quel momento. Posso scaricare, vedete, il mio video come formato WebM, quindi vado a salvarlo, e devo dire che la qualità è comunque notevole, considerato anche che è un file di piccole dimensioni. Quindi, volendo, io mi scarico la mia slide come immagine, formato PNG, il mio video, e vado anche ad aprirmi tranquillamente il video, quindi indipendentemente da quella che è stata il contesto in cui è stato creato. You are currently the only person. Avanti, okay, e questo è il video di qualità comunque accettabile e con il docente, quindi audio e tutto quanto. Quindi per questo vi dicevo che può essere anche utile come piattaforma molto basic per la creazione di materiali didattici, quindi anche in studio, vuole creare una presentazione, una lezione con audio, video e slide, posso fare con questo strumento che gli studenti poi si ritrovano direttamente in piattaforma. Ci sono altre domande? Qualche curiosità? Quanti studenti possono essere collegati al massimo? Allora, noi abbiamo provato con al massimo 15-20 studenti, però un po' dipende anche dall'utilizzo che se ne fa. Allora, se gli studenti devono essere presentatori, chiaramente il flusso aumenta e quindi si rallenta. Se io non uso il video, ulteriormente alleggerito il flusso, quindi la cosa potrebbe, uno di studenti potrebbe anche aumentare senza avere dei rallentamenti significativi. Quindi ecco, ottimizzando un po', tenendo soltanto l'audio e facendo in modo che sia il docente solo a presentare, il numero può aumentare senza grossi problemi. Bene, io direi che non ci sono altre domande. Ecco, quindi vi ricordo che la registrazione di questo seminario sarà disponibile sul portale YouTube dell'università, comunque lo linkeremo anche dal My Portal, dalla homepage degli e-learning. E quindi il mio consiglio ancora, vi chiedo ancora di visualizzare ogni tanto la pagina di My Portal, ovviamente le guide, dove troverete di volta in volta ulteriori materiali per l'approfondimento relativamente ai singoli argomenti che abbiamo trattato oggi e che magari non abbiamo fatto in tempo a trattare, ma troverete in modo esaustivo, quindi trattati in modo molto più esaustivo all'interno di questi dispensi. Bene, vi ringrazio per la partecipazione e allora alla prossima.